situé. Essere vuol dire attraversare tutto. Non seulement tu traverses, non soltanto attraversare, ma trovare la chiave per la ragion d'essere di questa catastrofe nella quale ci troviamo. La vera catastrofe è quella di adesso, non è la bomba, no. La bomba è la falsa catastrofe. La vera catastrofe è quando l'uomo non ha più nulla su cui appoggiarsi. È questa la catastrofe. Ma insieme è la meraviglia. La meraviglia. Allora, il sono pochi gli uomini che hanno il coraggio di quel niente, di quella nullità. Ma le circostanze ci stanno portando proprio a questo. Le circostanze stanno costringendo tutti e ognuno a arrivare a quell'essenza duratura, a quell'essenza esistente, no? Ecco dove veniamo portati, dove stiamo andando. E per arrivarci, ecco le mille insensatezze, le follie, ma tutto questo fa parte dei segni. Non è per niente disperante, al contrario, è il segno che ci stiamo avvicinando a una qualche realtà. Disperante era il mondo dell'8-900, quando nasceva la scienza e tutti erano pieni di grandi speranze. Già, la Belle Époque, come la chiamano. Quello sì che era un mondo disperante. Era un'umanità così mediocre, quella che si andava profilando. Adesso ci saranno tanti pazzi, tanti drogati. C'è tutta questa follia e questi spaventi. Ma ci avviciniamo a qualcosa di una realtà lancinante, non vi pare? Non è più una commedia, adesso. Non sono più tutte quelle storie che si vedevano a teatro nel Novecento. Ci avviciniamo a una realtà davvero sconvolgente nelle coscienze. Infatti noi non capiamo che la prossima tappa evolutiva verso la quale veniamo precipitati non sarà certo un miglioramento della prigione attuale. Insomma, non è che troveremo idee migliori e neanche migliori sentimenti o migliori morali, niente del genere. La prossima tappa evolutiva qual è? C'est que tout d'un coup, d'improvviso, in alcuni, o magari in modo brutale in molti, la coscienza scoppierà. Éclater, qu'est-ce que ça veut dire? Che cosa vuol dire scoppiare? Vuol dire un altro sguardo. Immaginate, per tornare alla stessa immagine, un primo pesce nell'evoluzione che d'improvviso sviluppi una respirazione polmonare, esca dall'acqua, arrivi al sole, su una spiaggia. Capite la differenza di sguardo tra quella cosa che stava nell'acqua e poi di colpo quest'altro animale che si ritrova al sole su una spiaggia? Si tratta di due sguardi talmente diversi
che quello là è come una follia per quest'altro. Davanti a tutta questa violenza, a tutta questa crudeltà che si vede nel mondo, la tentazione sarebbe di rispondere alla violenza con un altro tipo di violenza, una violenza, diciamo, rivoluzionaria. È una triste transizione questa necessità del male, della crudeltà, della durezza. È il problema del male che tu poni. Perché esiste tutto questo orrore nel mondo? Ma la risposta, non so se c'è una risposta. Non lo so se c'è una risposta. La risposta è sempre la stessa, semmai. Tutti gli orrori, tutte le cose più terribili sono dati di fatto. Non si tratta di discuterci sopra. Servono a condurci al punto in cui possano venire annullati o dissolti. Ma come può essere dissolta questa violenza, questa crudeltà? Qual è la reazione, l'unica reazione possibile? Prendere un mitra e rispondere alla violenza con la violenza? O piuttosto, d'improvviso, davanti a questo orrore, non si sente il profondo dolore dell'uomo? Ovviamente, se veniamo coinvolti nella violenza, non si tratta certo di stenderci per terra e di dire fatemi quello che volete, impiccatemi pure. Se veniamo coinvolti nella lotta, bisogna lottare. È così evidente che non vale neanche la pena di dirlo. Non si tratta di lasciarsi sgozzare come agnelli, non è certo questo che voglio dire. Ma nel cuore, come bisogna essere? Non so, di fronte tutte le mattine, quando apro gli occhi, mi dico, stanno fucilando a Teheran. So che cosa vuol dire fucilare. Vedo quegli esseri, uno dietro l'altro, uccisi. Che risposta puoi dare? Solo entrando in tutto questo dolore umano, così profondo. Si tocca l'unica cosa capace di salvare. Ma tutti questi sistemi sono spaventosi. Sì, appunto. Tutti i sistemi. Dal momento che diventano dei sistemi. Tutti sono spaventosi. Non vedo un capitalismo migliore di un comunismo o un gandismo migliore di un marxismo. Trovo che tutti i sistemi sono ugualmente assurdi, nulli. Non portano da nessuna parte.